si è svolta presso la sede dell'Associazione Marittimi per il Futuro, la conferenza stampa del direttivo, dove sono stati spiegati i motivi della discesa in piazza dei lavoratori marittimi per il giorno 29 aprile a Torre del Greco. Davanti a tantissimi marittimi, il direttivo, composto dal presidente Ciro Raiola, il vicepresidente Ciro Esposito ed il consigliere Vincenzo Accardo hanno dichiarato che le iscrizioni all'associazione hanno raggiunto un numero altissimo, ma nello stesso tempo si è notato l'altissima disoccupazione degli stessi iscritti che c'è nel comparto marittimo. Una disoccupazione non più accettabile, ha dichiarato il vicepresidente Ciro Esposito. La nostra rabbia maggiore è che si continua ad ignorare una categoria che rappresenta una grande risorsa per tutta l'economia locale e nazionale. Noi non accusiamo nessuno, ha dichiarato Vincenzo Accardo, anzi siamo propositivi, ma sulle navi italiane ci deve essere personale italiano e comunitario. È ora che il governo faccia anche la sua parte. Gli sgravi fiscali e aiuti governativi devono essere dati solo a chi dà lavoro agli italiani. L'ultimo intervento è stato del presidente Ciro Raiola. È assurdo che a Napoli arrivano navi di crociera con bandiera italiana, e se andiamo a bordo di italiani non troviamo quasi nessuno. In questi giorni ci saranno gazebi per le città di Ercolano e Torre del Greco per dare informazioni. Dobbiamo essere in tanti, e saremo in tanti anche per la manifestazione che si farà a Roma giorno 3 maggio. Per noi è importante la presenza di tutti, anche delle famiglie dei marittimi. Le nostre, come abbiamo sempre fatto, sono manifestazioni pacifiche per un diritto che spetta a tutti, ed è il lavoro.